Anche okay. Perché siamo venuti qui di nuovo come al solito con Andrea Salamina. Sì, io sto come un condor su come una carogna. Vieni qua, fai venire Marco anche perché sì. che facciamo che, oggi? Oggi che prepariamo un drink sparkling. Questa è sparkling. Devi parlare però. Sì. Che... Parliamo potabile. Oh, bravo. Di quei drink che comunque hanno una componente di acqua o di vino frizzante. Oh, vedi? Sparkling. L'acqua frizzante, sparkling. Perché sparkling significa? Appunto frizzantino. Frizzante. Ma che domande fai? Domanda al supermercato, una confezione di acqua sparkling. Lo sapevamo infatti, anche sì. Noi. Allora, facciamo così, come al solito, imitiamo Mary, mandiamo la grafica. Che parole, eccola. Sì. La via rosa, come la facciamo? Prosecco o spumante rosé? QB, quanto basta. Sì. Zolletta di zucchero, solo una. Va bene. Vermut ambrato, 3 cl, che significa? Centilitri. Bravo. E braulio QB e soda QB. Perfetto. Perfetto. Questa è la via rosa. Abbiamo tutto, ma il barman è venuto a mancare. È venuto a mancare, non c'è più, è andato Andrea. Via, no, perché naturalmente si sta prendendo i bicchieri. Oggi abbiamo anche lo salire che puoi assaggiare. Assaggerai. È buono, poi bravo. Sì, molto importante. Devo prendere qualcosa? Niente, ha fatto già tutto lui. Ho approfittato del momento. Sì. Allora ragazzi, oggi prepareremo, come vi dicevo, questi drink a base di prosecco spumante rosé. Mm-hmm. Prima cosa molto importante è la temperatura di servizio dei nostri float. Quindi prodotto freddo, contenitore freddo. Certo. Appena presi dal freezer. E barman tiepido? Sì. Normale, caldo, bello caldo. Bello caldo. Tema, scusa. Allora, iniziamo prendendo questa zolletta di zucchero, la inseriamo all'interno del nostro float. Sì. E dopo useremo questo qui, braulio. È un amaro della Valtellina fatto con erbe officinali. Ah, vedi. Ah, con l'amaro quindi. Quindi fai per forza questo movimento, vero? Vabbè, non puoi un po' fare di stile. Così. Ah, ok. E metti che stanno 200 persone a aspettare, tu devi stare a fare una goccia alla volta. Ci vuole stile. Ma perché iniziamo. Quante gocce si mettono? Quanto di quella... basta? Ah, QB. Abbiamo detto prima, QB. Tu fai le aspargi, non ti distrarre. No, io, ma io vi ascolto. Questi cucchiaino lungo. No, bar spoon. Stiamo imparando, piano piano. Ah, arriva la sparkle. Arriva la parte frizzante dell'acqua. Anche questa QB naturalmente. Quanto basta. Sì, 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 sì. Ci aiuterà a appunto sciogliere la nostra zolletta di zucchero. Ah, ok. Quindi al momento abbiamo messo braulio, zolletta di zucchero e un po' di d'acqua di soda. Sì. Sì. Ok, Marco, a te piace sparkling o normale, naturel? Naturel, però ma dura assai sto fatto. Già. 8 ma minuti, quanto tempo 8 si gira? Quanto tempo si gira? Sì. Fino a quando non c'è più la granella. QB. Ma la gente ha fatto gli scontrini, sta a fare la fila locale, non è che... Vabbè, dopo che abbiamo iniziato a sciogliere la nostra zolletta di zucchero, bisogna aggiungere la parte alcolica. Vedi? Useremo questo vermut ambrato. Perfetto. Prendendo il misurino. Quanti abbiamo detto? 3 cl. Molto importante farlo dopo, perché se lo facciamo prima l'alcol non scioglie la nostra zolletta di zucchero. A te piace Rosalia una cosa del genere? Finora direi di no. Però che tu immagini se andiamo avanti. Peggio. Dai, ci sono le uova di quaglia eventualmente. Ah, uova di quaglia mangiamo oggi? Ho finito gli asparagi nel frattempo. Del nostro prosecco rosé. Perché la stai appoggiando? Molto importante versarla in questo modo. Perché? Perché non fa la schiuma? Perché la schiuma si mantiene. Facendo questa serpentina intorno al nostro bar spoon. Ho capito, rimane. E se a casa non già abbiamo il bar spoon? Va benissimo anche il cucchiaino normale. E allora? No, e non devi prendere quello. Però bar devo dire è che è molto chic questa presentazione. Sì. Molto elegante. Sembra questo quasi flute. Una birra, vero? Cioè il colore ambrato ricorda un po'. Molto carino. Oh, tieni, nasco qua, tieni qua. Allora, qua, mentre lui gira, QB, volevo anche capire da Pasquale se questo cocktail lo possiamo abbinare all'antipasto che stiamo preparando. Gli asparagi con le uova di quaglia e il bacon. Perfetto, la dolcezza, sicuramente la frizzantezza del cocktail va molto bene con la dolcezza dell'asparago. Perfetto, io non voglio immaginare quando uno va in bagno, perché tu lo sai che l'asparago aiuta. Asparago, zucchero, calzina. Sì. Ecco perché Rosalia giustamente ha detto anche bravo, no, anche bravo, no. Mi sa che ha capito già. Io andrei di assaggio. Ma certo, allora assaggiamo e vediamo Andrea che cosa ha preparato. Rosalia, vuoi assaggiare tu? Anche no. Che no. Non lo so. Marco, com'è? Particolare. Beh, è buono, no, sembra... sì. Vermut. Ricorda un po' la Via Rose, no? Ricorda un po' la Francia, il XIX secolo. Mi sento a Marsiglia proprio. Direttamente a Marsiglia. Buono comunque. Vabbè, ma che facciamo? Lo riproponiamo noi? Lo riesci a fare? Assaggia, che secondo me ti piace.
Ti cosa piace? Dici tu, Chicco? Mandiamo i consigli per gli acquisti. No, no, abbiamo ancora un minuto di tempo. Approfittiamo, aspetta, facciamo una cosa. Io volevo anche chiedere un po' la collocazione di questo cocktail. Lo facciamo ogni giorno, nel senso che chiediamo al nostro barman quando lo dobbiamo degustare. Bravo, cioè, prima di cena, dopo cena, in occasione di un aperitivo, durante il buon pomeriggio, stomaco vuoto. Durante l'aperitivo questo va benissimo, perché comunque è un drink a basso grado alcolico. Ma aperitivo di sera o quello prima del pranzo? No, però Mary, non è che devi essere pure da aperitivo, cioè là, non è che... Pomeriggio, dopo cena, dopo, perché c'è l'aggiunta di questo amaro. Devo dire che effettivamente è perfetto per l'aperitivo, perché c'è un po' di... Sì. È buono. Sì, so che come aperitivo vedo le uova di quaglia, non è il caso. Non di... sono olive, Marco, no. sono le uova di quaglia. Infatti. Allora, direi che abbiamo tutto. Il cocktail, perfetto. Così come dice Michele, mi pare di lusso, buonissimo. Confermate, l'accendiamo? Buono. Grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie ancora, complimenti.